Al via da oggi nel Modenese la 21ª edizione dei mondiali antirazzisti, giovani da tutto il mondo per dire no alle discriminazioni e all'intolleranza nel segno dello sport. Lo sport adesso con un torneo molto particolare, da oggi fino a sabato a Castelfranco Emilia si svolgeranno i mondiali antirazzisti giunti alla 21ª edizione. Sentiamo Nelson Bova. A dare il calcio d'inizio alla 21ª edizione dei mondiali antirazzisti, Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, ucciso nel 2009 in circostanze ancora da chiarire. Ieri, dopo 4 anni, il Parlamento ha approvato la legge sulla tortura, fortemente criticata dalla stessa Cucchi. E quello che temo, e di cui purtroppo sono convinta, è che una legge del genere non solo è inutile, ma sarà addirittura dannosa, complicherà ancora di più dei processi che sono già tanto complicati. E allora verrebbe da dire, magari era meglio non averla. Lo sport che qui a Bosco Albergati nel Modenese diventa occasione per l'integrazione tra i popoli, riduzione dei conflitti etnici e sociali, come per questa squadra di tutte ragazze LGBT, gay, lesbiche, trans, che arrivano da tutta Europa e non solo. In Serbia mi prendono ancora in giro perché gioco a calcio, per loro siamo tutti omosessuali con le battute che ne conseguono, ci dice Yelena. Qui invece nessuno mi giudica. Crediamo tramite posti come questi e tramite sicuramente lo sport, per esempio, come veicolo, diciamo, riteniamo che in questi modi si possa pian piano poi portare avanti un'idea di società simile a quella che cerchiamo di ricreare in questo posto. Integrazione attraverso lo sport anche con i profughi ospitati sul nostro territorio. Questa bellissima esperienza è un modo per questi ragazzi per essere premiati, per fargli dimenticare le torture che hanno subito, i familiari che hanno lasciato a casa e le loro problematiche legate al lavoro. Un messaggio questo che sempre più persone vedono con crescente diffidenza. Respiriamo come tutti in Italia un clima di innalzamento di muri e di chiusura e siamo per cercare di aprire dei varchi con questo festival e con i contenuti che questo festival vuole portare.